Benissimo. Poi alla fine, dopo fatto questa unione con il Pozzetto, noi chiudiamo tutto, rimbelliamo tutto. Anni di promesse, di annunci. Ministri, governatori, assessori, consiglieri regionali, provinciali si sono portati sul luogo del delitto, ma in concreto le opere di bonifica sono rimaste incomplete, i fondi stanziati non utilizzati e altri ancora non sbloccati o addirittura andati persi. Il fiume Sarno, una risorsa una volta del nostro territorio, resta da tempo tra i più inquinati d'Europa. Un pugno in faccia ai cittadini, un'arma micidiale per la loro salute. E stamane, ad attendere il ministro all'ambiente Costa Scafati, c'erano anche persone che per colpa dell'inquinamento si sono ammalate. Alcune hanno avuto la fortuna di esserci ancora, altre purtroppo no. Sono decedute. Anche se le stesse cose di oggi le avevano dette chiare e tondo ad un altro ministro, Ronchi. Bonifica di inquinamento del fiume, è, come sapete, il depuratore funzionante. Sempre dello stesso settore ambiente, che era stato nell'Agro in visita e sempre a Scafati ben 22 anni fa. Da allora le cose sono addirittura peggiorate e, come dicevamo, pochissimo è stato fatto per lenire il problema ambiente. Molti si chiedono: ma che fine ha fatto il miliardo di euro quasi finanziato per vari interventi in tutti questi anni? La risposta dovrebbero darla da Roma, ma nessuno pare essere interessato a fornirla, nonostante la gente da tempo si sia svegliata, abbia chiesto a gran voce di conoscere la verità e soprattutto di mettere mano ad interventi decisi di bonifica, al funzionamento perfetto dei depuratori, alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua collegati al Sarno. E sul tema ecologico, il ministro Costa si è ritrovato a fronteggiare anche la protesta dell'Unione degli Studenti. Da un governo che si contraddice da solo sulle questioni TAV, TAP, ILVA, alle promesse che si sono succedute dal sindaco Aliberti fino a De Luca sul fiume Sarno, gli studenti, armati di mascherine, bandane rosse, striscioni e fantocci che hanno rappresentato le anomalie di questo governo, hanno voluto mostrare al ministro Costa che è ora di dare risposte serie e concrete al territorio, ha dichiarato in una nota Nunzio Grimaldi, coordinatore dell'UDS di Scafati. Mancano nella legge di bilancio i tagli ai sussidi ambientali promessi da Di Maio nel tavolo nazionale dopo il 12 ottobre. Manca un progetto serio di riqualificazione dell'agro, partendo dall'istruzione arrivando al fiume Sarno, grandissima ricchezza, che colpevoli lo Stato e la criminalità organizzata è diventata una bomba ecologica portatrice di tumori e morti. Per noi il biocidio è manifesto.